Ciao, sono Graci e questa vita è meravigliosamente magica. Stagione ho trovato l'amore e voi avete conosciuto le mie farfalle. Le hanno viste milioni di persone in tutta l'America Latina. Questo è così romantico. Non solo abbiamo conosciuto i nostri fan attraverso internet, li abbiamo anche incontrati. E sono stati loro a premiarci ai Kids Choice Awards. Nella seconda stagione avremo tante storie d'amore, momenti memorabili, farfalle colorate e tantissima magia. Nella nuova stagione e tantissime novità che cambieranno la vita di Danielle. Problemi d'amore che feriranno il cuore di Graci. Danielle si allontanerà da lei. O forse no. Dovete scoprirlo da soli. Sei bello come sempre. Sarà merito del nuoto? Mia si divertirà molto a far soffrire Graci. Aspettatevi da Mia cose molto cattive. Ma con lei vi divertirete moltissimo. Anticipazioni? Nessuno. Mia non è cattiva. È solo dispettosa. Le piace fare quello che le pare. Non dà retta a nessuno. Denaro in banca, un pagliaccio in una barca. Mia, per favore. Sta zitta, mi deconcentri. Leo è molto intelligente, ma anche strano. Sta poco con noi perché vive nel suo laboratorio, dove scoppia sempre qualcosa. A me è simpatico, io a lui non tanto. Ti ho preso. Leo è un ragazzo un po' fuori di testa. Ama la scienza e la tecnologia. Adora fare esperimenti. Diventa quasi un supereroe con le sue invenzioni, con le quali cerca di conquistare Graci e diventare il capitano degli squali. Nella nuova stagione la magia raggiunge livelli altissimi. Con incantesimi e magie le streghette metteranno il mondo sottosopra. Hola, Danielito! Dai, Danielino, non fare quella faccia! Nella seconda stagione di Graci ci saranno tante sorprese. Sono rimasto colpito dalle nuove, magnifiche streghe che arriveranno. Ma non solo streghe, anche stregoni e tanta magia. La produzione è fantastica, vi piacerà tantissimo. Ci sarà tanta azione, magia allo stato puro. Graci, un mondo meravigliosamente magico. Matilda. Ovviamente, chi altri? Matilda è la ragazza più capricciosa, carina, a cui piace vestirsi bene, sempre di rosa. E comanda le pantere. Tutti devono fare quello che dice. Ma avremo delle novità anche per lei. Cioè, un nuovo amore. Diego. Occhi di capra e squame di pesce salvo, che Diego diventi calvo! Che, Diego, che? Nella seconda stagione novità piuttosto interessanti sul mio personaggio Diego Forlan. I suoi poteri cambieranno. Saranno più complessi. E poi una relazione con Matilda, divertente e interessante.
Volevi farmi diventare calvo! Dai, era solo un esperimento! La soluzione al tuo problema è di creare altre graci! La musica ha un ruolo fondamentale nella seconda stagione. Non riusciamo a smettere di cantare! Estacionada en mi garaje digital. Sin prisa, dime más, ya me estás gustando. Tal vez se rían de mí. Se van a arrepentir. Los voy a desarmar con mi química perfecta. No nos vencerán. Com'è cambiato Cheme Esquivel? Prima era il latin lover della scuola. Estroverso, divertente, sportivo. Ma qualcosa cambia quando sposterà le sue attenzioni su una persona molto speciale. Mecha. Benissimo! E possiamo andare al cinema o a fare una passeggiata e ti racconto tutto quello che ho da raccontarti. Scherzavo! Promesso! La seconda stagione è incredibile. Abbiamo realizzato 3 videoclip, giochi interattivi per internet e molto altro. Cosa potete aspettarvi dalla nuova serie? Amore, litigi, rivalità, tanto nuoto, delle pantere rosse terribili. E le pettegole vi terranno continuamente aggiornati. Noi siamo pronti con la seconda stagione di Graci!